Buon pomeriggio Ruggero Razza, assessore regionale alla salute. Buon pomeriggio Ruggero. Buon pomeriggio. Grazie per aver accettato l'invito. Buon pomeriggio anche a Francesco Bianco che è collegato, immagino, dalla sua casa. Ciao. Ciao, ciao, ciao Massimo, ciao Ruggero. Senti Ciccio, per curiosità, ma ti è caduto il lampadaio o quella è una baciù, cioè proprio di quella. Sembra un No, no, lampadaio sono quelle caduto. proprio, sono in una stanza che è quella proprio anni 80, ma neanche 800 proprio. È vero, Ora, beh, guarda, proviamo a coprirla in ogni con casa no, a spalle. gioco, perché so che con te si può giocare. In ogni casa Certo. abbiamo, no, poi soprattutto alle case delle nostre mamme, il classico salone dove non ci si deve entrare neanche, proprio Esatto. zero. Siamo in attesa anche di collegarci con Mario Barresi. Allora, Ruggero, intanto dicevo prima che comunque i numeri del Covid, per quanto controllati e opportunamente seguiti, però insomma c'è tanta gente che mentre ti parlo è a casa col Covid, ma tanta, tanta, tanta. C'è anche tanta gente in ospedale, non soltanto a casa con il Covid. Sì. Abbiamo assistito negli ultimi giorni non soltanto a una certa crescita della curva che riguarda la Sicilia e non soltanto la Sicilia, ma abbiamo assistito anche, mi è stato riferito da molti dei medici impegnati in prima fila oramai da più di 2 anni e ai quali non manco mai di rivolgere i senti della profonda gratitudine per il lavoro che stanno svolgendo. Ma mi dicono che questa nuova forma di reinfezione da Covid o di prima infezione da Covid sia un po' più dura a guarire. Con l'ultima Omicron avevamo una guarigione media attorno ai 6-7 giorni, oggi stiamo assistendo a una maggiore persistenza. Per carità, non si parla sempre di ipotesi gravi, la vaccinazione ha fatto tanto, le terapie intensive non sono in sofferenza. Però ecco, io penso che se pensiamo a un Covid che ci ha già abbandonato, lasciato e una vita normale integralmente ripresa, penso che dobbiamo abituarci ancora ad avere un po' con noi questa triste realtà che ci accompagna da un paio d'anni. Sì, però lasciami dire, va lanciato questo appello, se sapete di essere positivi, non ve ne andate in giro, rischiate di fare veramente proprio male a persone che magari, ecco, possono essere molto più deboli di voi che ce l'avete e che siete asintomatici e soprattutto comunicatelo, perché in tanti non comunicano né all'USCA né al proprio medico curante, ormai c'è il tampone fai da te, vale quello e questo sta facendo dei danni, devo dirti, abbastanza importanti. Ma sì, così come una decisione che è stata in parte contestata, ma che all'inizio ha segnato la fase della riapertura, che è quello lì di non isolare più i contatti. Per Sì. carità, la macchina non si può bloccare. La vita di ogni giorno deve riprendere con delle giuste cautele. Poi oggi i protocolli farmacologici aiutano moltissimo. Però ho come la sensazione che si sia tornati ad una fase di forte sottovalutazione, e questo è sbagliato. Sì, si è collegato Mario Barresi. Ciao Mario, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, bentrovati. Grazie Mario. Allora, l'abbronzatissimo Barresi, diciamolo pure. O no, sì. Vabbè, è soltanto una dote dermatologica naturale, nient'altro. Esatto, va Ma la bene. prima pagina con è arrivata l'influenza è un omaggio alla mia presenza, Mario. No, 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 è un pannello che noi Ma è utilizzavamo per le mostre nelle scuole No, no. ed è rimasto così, no? No. Allora, senti, prima di lasciarti le domande di Barresi e di Bianco, ti chiedo se hai visto il report ieri sera. Immagino di sì, e se non l'hai visto, sicuramente te l'avranno No, raccontato. ho visto, mi hanno raccontato e ho visto anzitutto due cose. Intanto che la nostra regione è tra quelle più avanti, poi conosco che ci sono criticità. Non mi è piaciuto molto il taglio perché alcuni ritardi, soprattutto delle imprese selezionate, non sono imputabili a nessuna delle regioni italiane, perché abbiamo già dimenticato che tutte queste imprese furono selezionate da Invitalia e da Arcuri. La carrellata che il report ha fatto su tutte le regioni italiane ci dice due cose: che fare opere pubbliche continua a essere difficile in Italia e non ci voleva il report per scoprirlo, soprattutto in relazione ai tempi, e poi che la nostra regione ha fatto un po' meglio delle altre. Anche questa non è una grande novità, però, sai, noi siciliani abbiamo questa abitudine
a dover considerarci sempre gli ultimi della classe. La realtà è che mettere in campo un piano di investimenti che riguarda centinaia di milioni di opere pubbliche non si fa nello spazio di pochi mesi o di poche settimane. Peraltro quel servizio era stato registrato molto tempo fa e quindi non considera anche di uno stato di avanzamento che vede oggi la nostra regione la prima in Sicilia, poi si può contestare, la prima in Italia, chiedo scusa, poi si possono contestare alcune cose. Io pure sono incazzatissimo perché a Messina i lavori sono in ritardo, ma l'impresa che ha scelto di dover lavorare a Messina l'ha selezionata Arcuri. Annullare una procedura di evidenza pubblica significa rifare da capo una gara d'appalto, significa bloccare i lavori per un anno. Allora, mettiamo sul piatto della bilancia quello che hanno determinato alcuni mesi di ritardo e quello che però si sta determinando con opere che sono consegnate e che sono in via di realizzazione. Alla fine sarà nello spazio di un paio d'anni la realizzazione di opere che valgono più di 100 milioni. Vorrei che qualcuno ci faccia un esempio analogo del passato recente in Sicilia o dell'attualità in altre regioni. Senti, a tua memoria, quanti, se lo sai, se te l'hanno dato questo dato, quanti vaccini ne abbiamo in più? Sai che ieri anche Report raccontava che in Italia ci sono centinaia di migliaia di vaccini in più. Volevo chiederti quanti ne abbiamo in Sicilia, se ce ne sono tanti, Guarda, a pochi. memoria, non riesco ad andare a memoria perché il tema di questi giorni è sulla convincere i cittadini a fare la quarta dose vaccinale. Quello che mi ha colpito è una quantità, diciamo, molto forte di vaccini ordinati rispetto al fabbisogno. Ora, io non prendo mai per oro colato quello che si dice nei servizi, se non ovviamente documentato, poi può essere la rappresentazione di una parte della verità, magari ci sono ragioni di sicurezza che noi non conosciamo o di interesse pubblico che sono stati valutati, però obiettivamente se si andava nell'ordine della terza o della quarta dose su una popolazione che era stata indicata, mi pare che il report parli dell'acquisto di centinaia di migliaia di dosi Sì, in più e quindi questo che sono pare che rimasto anch'io siano. sorpreso. No, e ti chiedo se in Sicilia ce ne sono tanti in più. Ecco, quella domanda era se tu No, ma sai se in Sicilia. in realtà le distribuzioni che vengono fatte, anche che i vaccini sono dei medicinali a scadenza, Sì. quindi si evita sempre di fare in modo che possano scadere. Quindi diciamo che dalla struttura centrale era sempre stata fatta una selezione dei fabbisogni e quindi noi non abbiamo mai avuto scorte per 3 o 4 volte rispetto al fabbisogno. Magari venivano accentrate a livello nazionale. Però ripeto, quello che più di tutto mi ha colpito del servizio di ieri è stata l'attenzione su questi temi che ogni tanto rischia di essere valutata ex post. Io dico una cosa, sarà perché l'ho provato personalmente, però valutare quelle, le decisioni che l'autorità politica o che l'autorità amministrativa ha assunto all'inizio dell'emergenza pandemica oggi è un'impresa molto facile, perché quando si è dovuto invece ricorrere a decidere senza sapere nulla di che cos'era il Covid, c'è qualcuno che questa responsabilità l'ha esercitata. Allora, partiamo con le domande degli ospiti, che ringrazio sempre per la loro grande, grande generosità nei confronti del sottoscritto di questa trasmissione. Partiamo da Francesco Bianco che si è collegato prima, quindi per No, ordine. io per un discorso di comunicazione, visto che poi certamente con Mario Barresi credo che entreremo più o meno in tegello a gamba tesa anche su questioni politiche, magari non legate espressamente al discorso sanità, vedremo. Sul discorso sanità però mi piacerebbe chiedere all'assessore Razza, visto che di comunicazione ormai siamo tutti schiavi, fra virgolette, se dobbiamo andare a fare un resoconto velocissimo, obiettivo e reale, senza tante campane discordanti, ah, non è stato fatto nulla, si poteva fare di più, ma no, ma sì, in realtà in questi quasi 5 anni di oggettivo, di reale, questo governo Musumeci in tema di sanità, cosa porta davvero a casa e cosa regala, fra virgolette, ai siciliani? Io da Catania posso parlare dell'ospedale San Marco, per esempio. Li possiamo fare un po' in ogni parte della Sicilia. Allora, diamo un primo dato.
in questi 4 anni e mezzo il personale in Sicilia è cresciuto di decine di migliaia di unità. La Sicilia è stata la prima regione per stabilizzazioni, abbiamo assunto oltre 18.000 persone nel personale sanitario, senza considerare le circa 9.000 che sono state assunte per l'emergenza. Quindi abbiamo puntato sul capitale umano e lo abbiamo fatto con concorsi a tempo indeterminato. La grande novità di questi anni è stata che un ragazzo che si specializzava in Sicilia o che si diplomava in Sicilia e voleva lavorare nel sistema sanitario non ha dovuto prendere l'aereo per andare in un'altra regione. Anzi, migliaia di persone sono tornate da altre regioni per venire a lavorare in Sicilia dopo moltissimi anni. Sul fronte delle infrastrutture e delle tecnologie, manco lo sto a dire, io sono reduce questa mattina da una riunione con il Ministero su Ismet 2 che cambierà il volto della sanità a Palermo, è stata bandita la gara per il nuovo ospedale Cervello, ho sentito il sindaco La Galla e lo vedrò tra domani e dopodomani per la realizzazione del nuovo policlinico dell'Università di Palermo, dovremo lavorare con il comune per individuare le aree, a Catania abbiamo aperto tantissime realtà, a Ragusa abbiamo aperto il nuovo ospedale, a Siracusa a breve avremo il progetto definitivo dell'ospedale di Siracusa, ma è inutile che io faccia l'elenco di tutte queste iniziative che sono molto note. Quello che più penso di poter dire rispetto alla sanità della nostra regione è che tutti quelli che scommettevano sul fallimento della nostra sanità durante l'emergenza si sono dovuti ricredere. E questo è un fatto enormemente oggettivo. Mario, scusami Massimo, prego, prima di Mario, velocissimo flash, volevo chiedere a Ruggero, avete però la sensazione che questo sia passato, non dico al vostro elettorato, voglio dire, ci può stare, però ecco, ai siciliani questo messaggio è arrivato o c'è forse qualcosa da rimproverarsi da un punto di vista di comunicazione? Perché vorrei capire se tutti questi messaggi positivi e cose concrete che avete realizzato è passato. Da rimproverarsi in comunicazione c'è sempre tanto e non si deve mai pensare di avere fatto abbastanza. Io faccio un dato, può essere semplicemente una mia impressione, ma a me capita tantissimo di essere fermato da giovani ragazzi, non ultimo l'altro giorno ero in un negozio di scarpe con mia moglie perché stavamo comprando delle scarpette nuove a Federico e ho trovato a fare la stessa cosa che stavamo facendo noi, due ragazzi giovanissimi rientrati dal nord Italia a lavorare in Sicilia. Ecco, forse non sarà stata una comunicazione capillare, ma decine di migliaia di persone hanno la piena consapevolezza sulla loro vita di quello che è cambiato. Sì. Ci sono persone che avevano un contratto precario da 20 anni e oggi hanno un contratto a tempo indeterminato, altrimenti non ci sarebbe un dato di percezione che io considero molto importante, che è legato alla crescita finalmente della fiducia nei confronti della sanità da parte dei cittadini siciliani. Questo non è, anche qui, una mia opinione, sono indagini demoscopiche. Poi sì, però, io sono Ruggero, il primo a sapere che non si fa mai abbastanza, sì, che allora, si deve fare sempre di più, che abbiamo, che ci sono le liste di attesa, che c'è tantissimo da fare. Però Massimo, se prima 300 milioni di euro andavano in mobilità passiva, cioè cittadini siciliani che si andavano a curare fuori, mentre il 2021 è il primo anno in cui scendiamo a 170 milioni di euro, evidentemente una ripresa di credibilità c'è stata, perché le persone sono le stesse, ma questa volta hanno deciso di farsi curare da noi. I numeri non si discutono, sono là, le dici tu, io sono certo che tu puoi assolutamente testimoniare tutto questo. C'è sempre una cosa, e poi vado da Berresi, che mi lascia sempre un po' così rispetto al fatto che io, lo dico sempre, non sono un giornalista, faccio il conduttore, però come tanti, se ho bisogno finisco in ospedale, ad un pronto soccorso, io sono certo che tu dici, abbiamo stabilizzato tanti, però sai, Ruggero, poi fai veramente i conti con la vita di tutti i giorni, se vai in un pronto soccorso si fatica veramente, e se vai in un ospedale ci sono le corsie, cioè ti mettono in corsia, è capitato. Tu sai che io a volte ho raccontato, avendo genitori molto anziani, di alcune cose che... Ecco, c'è sempre questa, come dire, distonia, chiamiamola così, tra i nostri racconti e quello che poi vediamo negli ospedali. Io l'avevo salvato qualche giorno fa. Sì. Questo è... L'avevo salvato qualche giorno fa. Ospedali KO, ma il Covid non c'entra. È un giornale nazionale che parla della situazione di tutta la regione italiana. Ragazzi, in Italia mancano 50.000 medici.
Il fatto che mancano 50.000 medici per avere fatto due scelte scellerate, inserire il numero chiuso e diminuire le borse di specializzazione, oggi dopo 10 anni lo stiamo pagando e si paga in tutta Italia, perché quando la gente aspetta molto spesso non è perché mancano i servizi, ma perché manca una quantità adeguata di professionisti. Ora, a me si può chiedere di fare i concorsi, in caso contrario mi date una bacchetta magica, l'appoggio sulla spalla di un ragazzo e gli dico: da oggi sei medico specialista. Non funziona esattamente così. Ok, va bene. Mario, tocca a te, vai. Vabbè, io volevo restare sulla sanità, con una considerazione sul servizio di report. Ruggero aveva ragione, perché mancava un dato comparato rispetto alle spese di tutte le regioni, e se avessero fatto la mappa con la percentuale di soldi assegnati e soldi spesi, probabilmente la Sicilia ne sarebbe uscita molto meglio con quei numeri, che sono numeri comunque noti. Ma c'è anche un'altra riflessione, e quindi questo è il primo tema. C'è un ritardo nella trasmissione dei fondi da parte del governo nazionale, quindi alcune aziende sono costrette a fare la parte dei cattivi, ma perché si fermano, perché da Roma al commissario D'Urso non arrivano i soldi e quindi si fermano. L'altro tema, sperando in una risposta flash, erano in scadenza i manager della sanità. Se non ci fosse stata la famosa norma blocca nomine dell'ARS, rispetto alla formazione, al modulo dei manager della sanità siciliana, avrebbe cambiato qualche cosa? Come sai, parto dall'ultima domanda perché quella è un po' più succulenta. Io sono dell'idea che la Sicilia avrebbe dovuto fare quello che hanno fatto le altre regioni italiane. Io non avevo attenzionato giuridicamente il tema, poi l'ho fatto nella proposta di nomina alla giunta. Noi abbiamo nominato dei manager per 3 anni. Queste persone 2 anni le hanno passate ad affrontare la pandemia. In tutte le regioni italiane, siccome la normativa nazionale dice che il contratto è 5 anni, si sono adeguati a un'azione dei contratti a 5 anni. Forse era la strada maestra da scegliere in Sicilia, cioè se abbiamo messo delle persone a guida di alcune aziende, bisogna dargli anche il tempo di realizzare un programma. Devo dire che forse una maggiore riflessione anche da parte mia in questo senso, ma non sempre c'è il tempo di approfondire tutte le questioni giuridiche, poteva essere risolutiva. Tant'è vero che quando ha proposto alla Giunta di revocare il bando e di dare corso alla proroga dei contratti, c'è stata un'ampia condivisione da parte di tutti. Però, ripeto, oggi l'estensione della nomina a 5 anni non si può più fare, darebbe la sensazione che sia una furbizia dirigenziale o una furbizia politica. Devo dire che le altre regioni italiane lo hanno fatto. Ecco, noi dovremmo provare a sganciare questo tipo di scelte dalla logica dell'avvicendamento dei governi. Faremmo meglio. Sì, posso chiederti, tanto sei in qualche maniera alla fine del tuo mandato da assessore, manca davvero poco, lo possiamo dire ormai, no? E in questi 5 anni ti sarai certamente fatto un'idea. Quanto incide la politica in percentuale nelle scelte di manager, di medici e tutto il resto, in un valore che va da 1 a 10? Ma guarda, incide molto meno di quello che si pensi, anche perché, ma su questo c'è stata un'autorevole anche attività della Commissione parlamentare antimafia dell'ARS, sì, che ha valutato anche qual era stato il peso della politica in alcune scelte. Le nomine di alta amministrazione sono nomine discrezionali, quindi incontrano, così come la nomina del consiglio di amministrazione dell'ENI, senza andare lontano, o del consiglio di amministrazione di una qualsiasi altra partecipata di Stato, si deve fare una norma, cioè si devono fare delle scelte discrezionali. Noi abbiamo accompagnato queste scelte discrezionali ad una selezione. Per la prima volta in Sicilia, durante la selezione dei direttori generali, ci sono stati alcuni bocciati. Così sarà certamente, sono convinto, anche nella prossima. Poi ci sono nomine perfettibili, alcuni che non avevano avuto l'esperienza di direttore generale, che magari hanno dimostrato di essere più adatti
a ruoli diversi, non lo voglio dire io, ci sono alcuni che sono stati degli straordinari direttori amministrativi, magari da direttori generali hanno avuto qualche difficoltà in più, ma è umano, non sempre il migliore giocatore poi è bravo anche a essere il più adeguato a tenere unita la squadra, ecco, questo è così. Ciccio Bianco, Francesco, tocca a te. Ne fa circa la somma che sarebbe emersa del PNRR dedicato alla sanità siciliana. Se non sbaglio, dovrebbero essere circa 800 milioni di euro a disposizione. Da questo punto di vista, quale quadro si può fare, visto che qualcosa potrebbe, domando, essere diciamo, investita anche in tempi diciamo, brevi, entro la fine di questa legislatura? Francesco, abbiamo i tempi del PNRR. Il presidente Musumeci ha firmato l'accordo di programma col ministro Speranza che libera integralmente le risorse del PNRR. Abbiamo avuto i complimenti. Mario lo sa perché ne ha scritto anche sulla Sicilia. C'era stata una graziosa polemica sull'idea che io volessi ballare da solo nella gestione di queste risorse, quando poi si è scoperto non solo che abbiamo lavorato insieme con Margherita La Rocca Ruvolo, con tutta la commissione, con tutto il Parlamento, per apportare alcune migliorie, ma su decisioni che erano state essenzialmente decisioni tecniche. E abbiamo fatto bene i compiti a casa, il lavoro e il passaggio parlamentare ha migliorato quella originaria rete che avevamo presentato. Abbiamo avuto i complimenti di Agenas, che ha detto che la rete della Sicilia è una delle meglio fatte in Italia. Entro il 2026 avremo la completa messa a terra del PNRR Sanità. Io sarò quello lì che avrà dato la miccia, ovviamente ci sarà nel principio della continuità amministrativa qualcuno che monitorerà tutti gli interventi, ma quello della continuità amministrativa è un fatto normale. Massimo, ti racconto una cosa alla quale io credo profondamente. Quando Vai. con l'onore della presenza del presidente Mattarella abbiamo inaugurato l'ospedale San Marco, io ho invitato tutti i miei predecessori. Per dare quale messaggio, e l'ho detto anche nel mio brevissimo intervento davanti al presidente Mattarella, un'opera pubblica che si realizza, una grande opera pubblica, non è responsabilità e merito di chi taglia il nastro, che magari ha avuto la capacità di portare l'opera alla sua realizzazione, ma c'è qualcuno che l'ha immaginata, qualcuno che l'ha progettata, qualcuno che l'ha pensata, qualcuno che ha mandato avanti la procedura di evidenza pubblica. L'amministrazione in tutte le parti del mondo è fatta di servizio civile alla comunità. Questo vuol dire che io ho avuto la responsabilità di indicare la rete e di ottenere l'accordo di programma e avviare le prime opere. Nel prosieguo del mandato di chi verrà dopo di me, si dovranno realizzare e mantenere questi impegni. Mario, tocca a te, prego. Vabbè, allora, visto che Francesco Bianca mi ha ribaltato l'onere con un'altra domanda sulla sanità, veniamo al dunque. Il presidente Musumeci ha annunciato per giovedì mattina una conferenza stampa. Ieri c'è stato un pomeriggio abbastanza burrascoso, dopo un'uscita pubblica in cui il governatore ha detto, ci sarà il mio successore, tolgo il disturbo. È chiaro che adesso, in attesa delle comunicazioni che farà il Presidente, nella conferenza stampa di giovedì, c'è l'esigenza di capire cosa sta succedendo. Il Presidente intende non ricandidarsi, vuole dimettersi, è una strategia, politica per mettere i riottosi alleati. Davanti al fatto compiuto, cosa sta succedendo e cosa bisogna aspettarsi? Ma io attendo giovedì, mi pare che il Presidente abbia fissato per le 10:30 questa conferenza stampa, quindi voi Lucia, ma avrete non la ci crede possibilità. nessuno che non lo No, sai, dai. voi avrete. Preferisco che No, no, tu è mi vero. dica, non ve lo dico, No, ma che tu mi dica a Pinocchio giovedì, io razza, non ci Pinocchio crede razza. nessuno. Non ci crede Allora, nessuno. Però vai avanti, vai avanti, dai, Massimo, dai. se tu mi chiedi se ho consapevolezza di quello che dirà il presidente giovedì, ti devo dire di no, e quindi sono convinto che se ci saranno Mario e Francesco e altri giornalisti, quello che deve dire il presidente, loro lo ascolteranno un minuto prima di me, perché poi io lo ascolterò dal loro racconto nell'attività che compieranno.
se tu mi chiedi qual è la situazione politica in Sicilia, è una domanda che rivolgi a me e io posso risponderti personalmente. Io penso che nel 2017 molti, alcuni anche di voi, mi riferisco a voi giornalisti e quindi assolvo te, Massimo, in questo momento, erano convinti all'80 o al 90% che la Sicilia sarebbe stata la prima regione governata dal Movimento 5 Stelle. Così non è stato. Il centrodestra, in maniera coesa, con difficoltà enormi, perché non è che nel 2017 alla candidatura di Nello Musumeci ci si arrivò in maniera serena, e qualcuno ci arrivò pronunciando dei no grossissimi, e qualcuno ci arrivò anche mettendo in campo candidature diverse. Poi, se io non ricordo male, nel mese di agosto si prese consapevolezza del percorso che si poteva fare tutti insieme, e quel percorso è durato per molti anni. Se sto a quello che è accaduto fino ad un anno fa circa, mi pare che fossi tu sul palco dello Spasimo a Palermo a presentare una iniziativa in cui il governo della regione si presentava nella sua prima attività. E mi pare che proprio in quella circostanza, sul palco, fu detto da parte di tutti che il governo stava lavorando bene, che doveva comunicare di più, che c'erano delle situazioni che potevano essere migliorate, come sempre, visto che eravamo in piena emergenza pandemica, però nessuno ha mai messo in discussione il buon lavoro del governo del centrodestra in Sicilia. Da un anno a questa parte si è iniziata ad avere un atteggiamento fortemente critico nei confronti del Presidente della Regione. Questo atteggiamento fortemente critico a tratti ha assunto toni personali, e secondo me questo è stato un errore. È un errore perché penso sia molto difficile oggi ricucire un tessuto connettivo che è abbastanza lacerato. Ed è stato un errore perché, nonostante tutto, nonostante gli attacchi e nonostante le accuse, in ogni sondaggio d'opinione commissionato, comunque, Nello Musumeci appariva sempre come il candidato più apprezzato dai cittadini. Detto questo, il Presidente ieri ha fatto delle valutazioni, ha anticipato la sua volontà di non essere un ostacolo alla ricomposizione del centrodestra. E mi pare che anche questo disse, intervistato proprio da Mario Barresi e da Giacinto Pipitone, allo Spasimo. Quindi nemmeno questa mi pare una grande novità. Per il resto vi dico la verità, io non ho una mia opinione perché non ho parlato con Nello ieri e voglio avere profondo rispetto di lui. Quindi per la prima volta non intendo disturbarlo né al telefono né per messaggio, intendo ascoltare come ogni altro cittadino di questa regione quello che il presidente eletto dai cittadini nel 2017 avrà da dire. Senti, vi faccio vedere, probabilmente l'avete già vista, c'è su Facebook una pagina molto divertente, si chiama L'Ora, il quotidiano irriverente, che ha fatto questa JPEG molto divertente, ve la faccio vedere, in cui ci sono Ficarra e Picone, Salvo e Valentino, con Musumeci che appare, titolo della serie Netflix, Incastrato. Ma sai che io invece penso una cosa diversa, pensi, su questa vicenda? E ho riportato alla memoria un bel film di Ficarra e Picone, L'Ora Legale. Sì. Vi ricordate come finisce L'Ora Legale? Certo. Forse se lo sono dimenticati proprio Ficarra e Picone. Beh, è un tuo parere. Andiamo da Francesco Bianco e poi da Mario. Prego, Francesco, tocca a te. Sì, no, ma siccome io apprezzo molto almeno il lato umano degli esseri umani, delle persone, insomma, che direttamente o indirettamente comunque conosci anche da tempo. E Ruggero poc'anzi ha detto, beh, non mi sono sentito né di messaggiare né di chiamare Nello, di aspettare, insomma, quello che dirà in questa conferenza stampa. Ed è proprio poi alla fine sul piano umano, perché al netto delle divergenze politiche, al netto, insomma, di come
si possa essere d'accordo o meno sul modus operandi di un governo, ma in qualsiasi attività, non solo politica. Quando però, e su questo obiettivamente non credo che nessuno possa dubitarne, ci si mette davvero il cuore e molto spesso anche la faccia. Io volevo chiedere a Ruggero come potrebbe, visto che lui lo conosce meglio di noi, interpretare in questo momento lo stato d'animo. In più di un'occasione io ho percepito ultimamente un po' di amarezza in Nello Musumeci. Non so se questo lo può condividere Ruggero, poi al di là delle scelte che il governatore farà. Guarda, io penso che l'amarezza sia comprensibile e penso anche giusta, legata al fatto che il presidente Musumeci non ha occupato il ruolo di governatore della Sicilia senza lavorare, ma ha lavorato dalla mattina alla sera per 4 anni e mezzo intero, sacrificando se stesso e cercando anche di ottenere dei risultati che sono quelli che sono stati anche recentemente presentati e molti altri ancora. La nostra era una regione che aveva riconquistato credibilità. Vedete, la credibilità è un valore, perché quando va in giro e si guardava il presidente della regione siciliana, si diceva: la Sicilia ha tanti problemi, ma la guida una persona per bene, competente e capace. Quello che io considero un errore non è stato il provare a costruire da parte di alcuni una alternativa al presidente in carica, ma è stata demolire la credibilità dell'istituzione che si era faticosamente riconquistata, dimenticando che non si veniva da 5 anni di centrosinistra, ma si veniva da 5 anni di una gestione da un lato macchiettistica, dall'altro criminale. Non lo dico io, lo dice un'autorità giudiziaria che ritiene che la gestione del governo di centrosinistra in Sicilia fosse eterodiretta. Tutto questo, noi con il fuoco amico sul presidente della regione rischiamo di cancellarlo e di vedere gli antagonisti del centrosinistra potersi presentare quasi come coloro che non hanno responsabilità. Quanto è colpevole Gianfranco Miccichè in tutto questo? Non ho alcuna patente per dare responsabilità o voti a nessuno. Andiamo da Mario Barresi. Mario. C'è anche un risvolto politico in attesa delle decisioni del presidente, cioè l'accordo fra Diventerà Bellissima e Fratelli d'Italia. Rispetto, diciamo, al giro di telefonata che ho fatto ieri sera per ricostruire la vicenda da questo punto di vista, c'era un certo stupore da parte di Fratelli d'Italia. È chiaro. Aspetta, che Emanuele, apriamo il microfono all'assessore, per favore. Prego Ruggero, visto che volevi dire una cosa. Posso inserirmi? Sì. Nel giro di telefonate non c'ero io. Proseguiamo. No, sì. no, sai come Dico, c'è un accordo politico da rispettare, e probabilmente c'è lo smarrimento di un alleato che aveva, devo dire, con grande vigore e con grande lealtà finora sostenuto la ricandidatura di Nello Musumeci, e che adesso magari sarà smarrito dall'azzeramento che ci sarebbe se il presidente si tirasse indietro. Giorgia è una persona straordinaria ed è una leader che sta dimostrando davvero coerenza e serietà. Così come io, per esempio, voglio essere molto grato a Ignazio La Russa, ai coordinatori regionali di Fratelli d'Italia in Sicilia, Salvo Pugliese, Giampiero Cannella, e a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, perché sento che il momento difficile non ci vede su fronti diversi, ma sento una profonda condivisione comunitaria di ciò che sta accadendo e di ciò che è accaduto. Il resto, ripeto, in questo momento non voglio dare letture politiche su cose che non conosco nemmeno poi così tanto. Ecco.
Senti, torniamo un attimo, prima di tornare di nuovo in politica, torniamo a quello che ti compete da assessore. Senti, mi dici qual è e poi ci torniamo però. Anche perché io di politica, sai, ne capisco molto poco, lo dico. Non ci crede nessuno, Ruggero. No, no, io... Non ci crede nessuno, guarda. Guarda il viso di Barresi, guarda la faccia di Bianco, non ci crede nessuno. Vi ospito dentro, in questo momento vi ospito nella stanza del mio studio, che Mario e Francesco conoscono, quindi io... Prima, scusami Massimo, prima di rientrare un attimo in discorsi di sanità, volevo però chiosare alla fine, proprio perché Ruggero dice che di politica non ne capisce moltissimo, ma come potrebbe, diventerà bellissima, ma soprattutto Fratelli d'Italia, laddove il Presidente deciderà, confermerà quanto sibillato ieri, e poi comunque far parte di un centrodestra da questo punto di vista un po' inviso al governatore, un po' inviso a Diventerà Bellissimo, un po' inviso anche a Fratelli d'Italia. Cioè, con quale... Ti rispondo con una frase che ha usato molto spesso Nello. Per alcuni le coalizioni sono un valore, come per noi, per altri un male necessario. Vabbè. Ok. Vabbè. Allora, torniamo, senti, mi dici per favore qual è dal tuo punto di vista quella struttura siciliana che necessita di più attenzioni possibili, quella che secondo te ancora non è a regime rispetto a quelle che sono le altre, casomai ce ne fosse qualcuna a regime, mettiamola così. No, a regime ce ne sono diverse. Io più che indicarti una struttura ti indico un'area. Non c'è dubbio che la Sicilia occidentale abbia, dal punto di vista della infrastrutturazione sanitaria, una distanza di 10-15 anni rispetto alla Sicilia orientale. Sì, ma perché si parla sempre meno? Questo vale ovunque, lo dico sempre, perché poi diceva il buon Pino Caruso che in Sicilia abbiamo sempre questa cosa di doverci no piangere addosso e così via. Quanto incide in Sicilia nella sanità la meritocrazia? Cioè, secondo te, tu che sei stato per così tanto tempo, per 5 anni... Ma io ti posso dire che incide oggi forse più nella sanità che in altri comparti della vita pubblica. La meritocrazia. Okay. Tu sei capito di dire non al conoscere... tuo mandato di dire in questi 5 anni che è stato bravo, ha fatto carriera, nonostante non avesse un padrino che lo accompagnava e che diceva appartengo te al Caio Martino. Te la dico in maniera diversa, visto che sì. L'Italia è il paese di tanti amici in cui tutti si conoscono. Oggi nella sanità il merito ha un valore che secondo me prima non aveva. E ti posso dare due esempi, non voglio essere autoreferenziale. Ma quando un ragazzo mi ha scritto un messaggio in bacheca per dire sono un cardiologo, mi occupo di queste cose importanti, sono siciliano di Palermo, mi piacerebbe tornare in Sicilia, io ho alzato il telefono, gli ho chiamato e ho chiesto cosa posso fare perché tu possa rientrare in Sicilia con questo curriculum e con queste attività. Quando ho letto di un gruppo di ricercatori in Canada che lavoravano sulle cellule oncologiche e che volevano farlo nella loro terra di origine, che è la Sicilia, mi sono messo su Facebook, ho cercato il contatto, ho fatto una lunga Skype e poi abbiamo iniziato a lavorare qui. Okay. Quindi io non ti dico che non ci siano dei raccomandati, perché penso che ci siano in avvocatura, penso che ci siano nell'ingegneria, penso che ci siano nel giornalismo, penso che ci siano in televisione, penso che... Questo è un posto dove qualche raccomandato di troppo c'è un po' ovunque. L'importante è che si sia assestata la possibilità a tanti che avevano diritti e merito di poterne fare, di poterne avere riconosciuti. Mario, tocca a te. Il futuro personale, il futuro professionale, il futuro politico, come lo immagini, Ruggero, dal 2018 in poi, ancora da assessore alla salute, con un seggio a Roma a scelta fra Senato e Camera, oppure magari come alcune volte il mio direttore, scherzando, ogni tanto mi dice tanto lui ci lascerà, andrà a fare il super avvocato d'affari tra Londra e Milano con parcelle a 9-0. Hai visto che tra te il tuo direttore mi vuole più bene lui? E però la risposta qual è? E l'ho
soldato. No, sì, scherzi, è questa quello. La risposta. No, ah, no, no, scherzi a parte. No, non mi sono posto il problema. Mario lo sa, lo sanno tanti amici. Obiettivamente la politica non può essere un fatto personale. Beh, dico, e poi contrariamente a tanti altri, contrariamente a tanti altri colleghi, un lavoro è una prospettiva professionale, cioè, quindi in ogni caso non c'è lo stress di dover essere l'avvocato, esatto. Francesco, prepara la domanda. Ruggero, una cosa che non andava fatta in questi 5 anni, ma è stata fatta comunque. Ma una sola? Ce ne sono tante, mi dispiace, però io speravo tu me ne dicessi una. No, no, una te la posso dire ed evidentemente è quella che mi fa più male. Io qualche giorno fa ho firmato davanti a Enrico Trantino la procura speciale per chiedere il giudizio immediato nel mio processo e quindi per chiedere di essere il prima possibile mandato davanti al giudice del dibattimento. È una cosa che per chi fa la mia professione e indossa la toga probabilmente segnerà la mia vita. Sì. Francesco, tocca a te. No, io torno sempre alla politica, come non so se è l'ultima domanda a disposizione. Vabbè, puoi andare, ancora qualche ieri, minuto. In tarda serata abbiamo parlato prima di report, invece poi a tarda sera ho visto la fine della trasmissione di Porro. Ieri sono stato un po' retequattrista. E c'era sostanzialmente una sorta di endorsement fatto da Vittorio Sgarbi a fine trasmissione nei confronti di Cateno De Luca. Parlavano dei due De Luca, del De Luca campano e del De Luca siciliano. Quello che volevo chiedere a Ruggero Lazza, laddove fosse vero, fosse confermato che Nello Musumeci non dovesse ricandidarsi, ritieni davvero che l'ex sindaco di Messina possa avere delle chance per riunire il centrodestra o addirittura per diventare davvero governatore? Ieri proprio Vittorio Sgarbi ne tracciava quasi, ne faceva un endorsement come l'unico vero politico che potrebbe rompere gli schemi e tutte ste robe qua. Il non politico Ruggero, che di politica ne sa poco, cosa pensi? Guarda, se ti dovessi dare una risposta politica direi che l'ex sindaco di Messina, l'onorevole De Luca, ha detto di non voler correre alla presidenza per un centrodestra o per un centrosinistra, ma di avere un progetto politico diverso, che tra l'altro aggrega molto soprattutto nell'area del dissenso. Io non mi sono posto il problema perché nascondo una certa invidia per il mio modo di essere di fronte a queste cose molto, non direi superiore, ma proprio di non averne interesse, nel senso che i cittadini devono poter scegliere liberamente tra più proposte e tra più offerte. Cateno De Luca è un politico di qualità, nel senso che ha la qualità di riuscire ad aggregare un elettorato molto importante e gli strumenti per poterlo fare. Mario, tocca a te. Strumenti anche economici. Quanto vi brucierebbe se alla fine di tutti questi giri di giostra il pallino tornerebbe a Fratelli d'Italia per un candidato governatore che non porta il nome di Nello Musumeci, ma che abbia un'altra identità? Per esempio, Mario, chi? Fai un nome. Raffaele Stancanelli, per non fare. Ecco, no. Era sottointeso, era lì, ma noi non l'avevamo letto. Prego, io, Ruggero. Come tu sai, Mario, io ho avuto un rapporto personale bello con Raffaele, che poi si è incrinato nelle scelte diverse che sono state compiute. Non entrerei in questa polemica o in questa domanda. Bisogna avere molto rispetto, e io ho rispetto di tutti. Bisogna avere il rispetto del presidente della regione in carica, che è stato colui che ha governato in questi anni e che ha garantito l'unità della coalizione. Bisogna avere il rispetto di tanti protagonisti che possono legittimamente pensare a succedere al presidente della regione in carica. Bisogna avere il rispetto dei cittadini, che ogni tanto non ci capiscono molto rispetto a queste cose. Ecco, se la parola chiave di questo mio intervento è rispetto, probabilmente quello che è mancato in questi ultimi mesi è il rispetto reciproco tra le persone,
perché poi si fa politica, si incarna un ruolo, si hanno delle ambizioni, ma prima di tutto ci sono le persone e questo la gente lo sa bene. Senti, Ruggero, prima di lasciarti le ultime domande secche con risposta secca, posso chiederti chi ha scelto il nome Diventerà Bellissima? Io, ma Ok, questo lo io. dice il presidente della regione, e dove la bellezza, come lui ha detto molto meglio di me, non è soltanto un fatto estetico, la bellezza è un fatto morale. Quando Paolo Borsellino nel suo intervento disse questa terra un giorno diventerà bellissima, di certo non si rivolgeva né ai faraglioni né alla realtà circostante o alla bellezza del lago di Regalbuto o delle montagne di Troina o del mare di Mondello. Evidentemente la bellezza alla quale Borsellino faceva riferimento era la bellezza dell'anima, era una No, Sicilia che io, poteva guardare a ok, se stessa con il sì, futuro. questo senza dubbio. No, è che faccio questa riflessione a voce alta, non lo sapevo, avessi scelto tu questo nome. Diventerà bellissima, sicuramente ha un leader in questo momento che è il presidente della regione. Al di là del fatto che il presidente possa decidere di, come ha detto, tolgo il disturbo, di non ricandidarsi, questo movimento avrà ancora una sua vita o non diventerà Guarda, noi bellissima? abbiamo fatto una scelta molto forte, abbiamo una classe dirigente meravigliosa, un Continuerà ad gruppo esistere? Ecco, questo ti parlamentare, chiedo. abbiamo un gruppo parlamentare, sindaci, in queste ultime elezioni che si sono appena svolte qualche settimana fa, abbiamo eletto 40 consiglieri comunali e 6 sindaci solo in provincia di Messina, abbiamo fatto un risultato importante con la nostra lista in provincia di Catania, a Paternò. Abbiamo contribuito in maniera forte al nostro progetto comune con Fratelli d'Italia, a Palermo, a Sciacca, a Messina stessa. La politica ha un suo legame con i leader. È ovvio che il mio legame, il nostro legame con Nello Musumeci è un legame fortissimo, ma c'è anche una qualità di classe dirigente che in questi anni ha mostrato con i fatti la propria competenza e questo collante non viene meno. Senti, ma perché Micichè dice continuamente, l'ho detto qui tante volte, che il presidente e questo governo non dialogava? Perché c'è sempre questo attacco continuo del non dialogo? Una su tutte, per esempio, raccontavamo, c'era credo collegato Barresi quando Aricò era appena diventato assessore e Micichè fece la battuta, dice sì, dopo un'attenta discussione con tutti, ha detto ah sì, l'ha fatta veramente e chiaramente mi disse no. C'era della satira dietro. Perché c'è questo attacco continuo? Voi che avete raccontato sempre della comunicazione, perché poi dalla stessa coalizione arriva questo messaggio forte agli elettori nel dire questo presidente non dialogava con nessuno, andava dritto per la sua strada. Micichè proprio qui ha detto peraltro che insomma, la sanità è stata utilizzata a volte anche per scopi diversi, lo ha raccontato qui. Perché questo attacco continuo? Ma intanto probabilmente non si è reso conto che dire che la sanità sia stata utilizzata per qualcosa assomiglia a una condotta criminosa, ma io so bene che Gianfranco si riferiva a un fatto politico e quindi non voglio Assolutamente, assolutamente assolutamente politico, eh. Sono stato Però infelice sai, io e ti chiedo scusa. nel mio nuovo ruolo io tendo a precisare, sai com'è? Di Grazie, processo sì. vorrei doverne fare solo uno. Hai ragione, è stata una Scherzi mia. Sì, era solo per faccende politiche. a parte, il tema è il modello di governo che si vuole dare. Perché io mi sono riferito a quella sindaco eletto di cui ci racconta l'ora legale, che a un certo punto ha messo delle regole e i cittadini che lo hanno eletto hanno iniziato a non amarlo più come all'inizio perché le regole vanno rispettate. Nello è un po' così, ritiene che l'azione amministrativa sia competenza del governo e che il dialogo con le forze politiche sia il rapporto con i partiti che riguarda i temi che devono essere affrontate, le scelte che devono essere compiute, le leggi che devono essere approvate. Vedete, ma se questa è la regola in moltissime altre regioni italiane, questa innovazione portata avanti dal presidente Musumeci probabilmente non è stata gradita da tutti e il suo lavoro fortemente impegnato sul fronte dell'amministrazione è potuta apparire come una mancanza di dialogo con le forze politiche, perché
Però io ricordo tanti incontri, ricordo tante cene, ricordo tante volte in cui abbiamo discusso e parlato. Cioè, anche questa idea del poco dialogo, diciamo che è emersa nell'ultimo anno in maniera così violenta. Nei 3 anni e mezzo precedenti non ricordo che fosse un tema ricorrente. Poi si può fare sempre meglio, ciascuno ha al suo carattere. Io dissi in un'intervista, non so se è proprio a Mario, che cambiare il carattere di persone che hanno un portato di vita importante è complicato, è più facile rispettarsi reciprocamente. Allora Forse andiamo. lo dico ancora una Vai. volta, forse lo dico ancora una volta, quello che serve più di tutti, oggi non è nemmeno importante chi sarà il candidato che guiderà la coalizione, oggi è importante che si recuperi un rispetto personale, che si abbia gioia nel fare politica insieme e che questa politica sia esercitata nell'interesse dei cittadini. Allora, ultima domanda per Francesco e per Mario e ci salutiamo. Prego, Sì, Francesco. velocissimo, quindi Velocissima, ti prego. è ribadire quello che avevamo detto prima, cioè Fratelli d'Italia diventerà bellissima, Nello Musumeci, Ruggero e tutto il vostro movimento, comunque coerentemente, indipendentemente dalla scelta che farà Nello, immagino io anche con una bella dose di amarezza, continuerà coerentemente poi a fare campagna elettorale per il centrodestra unito, per quanto non sembri, per così dire, insomma è un po' difficile da spiegarlo da qua a novembre. Mi chiedi di risponderti ad una ovvietà, cioè stai chiedendo se le forze politiche che chiedono agli altri coerenza anche nell'essere solo centrodestra possano essere fattore di divisione del centrodestra. Lo escludo, non ne abbiamo parlato, ma lo escludo. Siccome però questo tema poi inevitabilmente porterebbe una mia dichiarazione ad accavallarsi con quello che vorrà dire il presidente giovedì, io farei in questo modo, Francesco, che ci rivediamo venerdì e mi fai la stessa domanda. Allora, impegno preso, Mario, tocca a te. Quando toccherà ai quarantenni? Ora, cioè, Musumeci è addirittura relativamente giovane rispetto ad altri nomi che emergono sia nel centrodestra sia diciamo nell'ipotesi di primarie del centrosinistra. Cioè, perché non si riesce a dare una svolta generazionale alla politica siciliana? Altrove è successo, da noi ancora i 40-50 anni Tomato, si ma nascondono manco sotto la tanto. gonna dei 70 anni. Ma manco tanto altrove è successo. Io dico che c'è stata una generazione che, a differenza delle appartenenze politiche, ha saputo fare una certa solidità generazionale. Alla mia generazione questo non è capitato. E oggi ha una responsabilità in più perché manca la generazione di mezzo. I protagonisti anche di questa vicenda siciliana sono stati negli ultimi 15 o 20 anni i protagonisti della politica siciliana. Oggi una nuova classe dirigente che si sia formata nell'amministrazione e che si rispetti anche se da posizioni opposte, probabilmente ancora non c'è, deve sbocciare, deve maturare. Maturerà? Boh. Lo scopriremo Vedi, solo ma le vivendo. qualità le percepisci le qualità, Ruggero? Cioè, ci sono questi giovani che possono davvero poi creare questa classe dirigente futura? Perché non se ne vedono molti in giro, onestamente. Io penso di sì, nel mondo dell'impresa ci sono tantissime persone di valore, nelle libere professioni. Se io penso anche a quello che si verifica nella sanità, ci sono giovanissimi e brillantissimi chirurghi o medici, scienziati che hanno anche meno di 40 anni. Però vedi, io non ne faccio un dato generazionale, perché la domanda mi pare fosse di Mario. Mario, tu ne conosci di quarantenni che si comportano come settantenni? A voglia, ma Voglia. E il problema più grave è questo. Perché se poi devi ragionare da giovane con la logica di 20 o 30 anni fa, mi accontento di un giovane settantenne che è un inguaribile ottimista e sognatore.
Grazie a Francesco Bianco che torna nella sua redazione di ADN Cronos, lo saluto e lo ringrazio, grazie Francesco, buon lavoro, grazie a Mario Berresi, porta i nostri saluti a tutti i colleghi della Sicilia, grazie a Ruggero Razza che rimane nel suo studio, immagino a fare l'avvocato o l'assessore, questo non lo sappiamo, però comunque gli auguriamo buon lavoro, grazie Ruggero, buon lavoro e grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti.